Come nasce l'idea di questo film, innanzitutto? Dire così come nasce l'idea è difficile perché nasce dall'unione di tante passioni. Sicuramente per la mia passione, ossessione per il cinema e contemporaneamente per quella delle scienze e delle false scienze. Per cui, lavorando su tutto questo, ho cercato di elaborare su basi reali una stramba teoria scientifica che potesse poi tornare con dei fatti sanguinosi all'interno di una scuola di cinema. Diciamo che questo è un po', il germe iniziale. Poi concorrono tante delle mie passioni, delle mie ossessioni all'interno di questa storia. Sappiamo infatti che ti sei ispirato appunto agli studi di Athanasius Kircher, però hai apportato qualche Sì, cambiamento appunto proprio diciamo che ho sulla. unito gli studi seicenteschi di Kircher per quanto riguarda la camera ottica, gli studi con le luci e con le ombre, insieme a teorie più recenti sulla persistenza retinica, e quindi unendo queste due cose ho inventato questa tecnica denominata tanatografia. Bene, e per quanto riguarda la regia, quali sono state le difficoltà incontrate, se ce ne sono state, anche nella realizzazione del film in generale? Beh, difficoltà tante, perché quando si fa un film si sa come si parte, ma non si sa mai come e dove si arriva. La cosa più difficile era quella di cercare di trasporre su pellicola un immaginario che è proprio mio, che parte dai miei disegni su carta e che non si appoggia minimamente alla realtà oggettiva che vediamo tutti i giorni. Cioè dover inventare dal nulla con degli elementi che però ho a disposizione, quindi facendo una strana mescolanza e creare questo mondo fiabesco dal nulla, con l'aiuto naturalmente della scenografia, dei costumi, della fotografia. Questo diciamo che è stato il lavoro più difficile ma anche più stimolante e che comunque devo dire che sono molto soddisfatto di aver ottenuto. Ti sei dato una votazione a film finito quando l'hai rivisto? No, non è possibile perché uno lo rivede talmente tante volte e alterna dei momenti di euforia in cui è contento e dei momenti in cui dice oddio che cosa ho fatto, quindi è difficilissimo darsi un voto. Sicuramente, viste anche le difficoltà, la sufficienza me la do, ma non spetta a me quello che. Ecco, mi auguro che. Sì, Modesto. no, no, è proprio una questione proprio di. È difficile essere oggettivi su se stessi, come fai? Puoi dirmi quali sono state, le esperienze che ti hanno arricchito della collaborazione che hai avuto dal 98 al 2001 con un maestro come Pupi Avati? Sicuramente dal punto di vista umano ed è stata una grossa lezione per come trattare il lavoro e gli attori, per il lavoro sugli attori. Io credo che Pupi sia uno dei più grossi direttori di attori che abbiamo e abbiamo avuto oggi in Italia. E poi anche per la passione che ho per il suo lato gotico, per il suo gotico padano e per la sua passione per le storie sinistre, macabre. E quindi diciamo che quando lavori con Pupi Avati, ma lavori con Pupi Avati, ma lavori con la famiglia Avati, quindi diventi uno di famiglia e quindi anche con lui, con i figli, con Maria Antonia, con Alvise, abbiamo collaborato, c'è stata anche un'amicizia, per cui questo ha contribuito tantissimo a farmi arrivare poi a quello che ho fatto. Quindi diciamo che sono stati degli anni molto belli, stimolanti, che mi hanno portato poi a. Una curiosità, abbiamo potuto vedere sul tuo blog le tue illustrazioni. C'è una vaga influenza di Tim Burton? Ma dire che non c'è sarebbe sbagliato. Diciamo che ci sono delle influenze bartoniane, ma ci sono delle influenze anche di tanti altri autori che disegnano, come Gilliam o Polanski o Jean-Pierre Genet. Credo che faccio parte di quella schiera di registi disegnatori che prima di scrivere disegnano e quindi naturalmente ci sentiamo accomunati. Ecco, qui un po' di presunzione la metto ad unirmi a questo gruppo, è un qualcosa in più rispetto magari a un regista che scrive e dirige solamente, cioè perché è già un immaginario visivo che poi puoi andare a trasporre. Bene, passando invece al nostro protagonista, volevo sapere se puoi raccontarmi com'è stata, appunto, tornando al discorso del regista, l'atmosfera sul set e come ti sei preparato a questo personaggio così complesso che ha destato comprensione e tenerezza a tratti anche nello spettatore. Buongiorno. Sí, para mí la atmósfera del filme, una de las cosas más importantes fue que el filme es girato a Torino. No transcurre en Torino, ma es girato a Torino. Y pienso que
Questo ha aiutato a creare un'atmosfera magica, perché girando e passeggiando per la città ho scoperto questa ambivalenza tra il bene e il male, no? In contrasto con la cortesia e la normalità della gente, no? Perché hai statue fantasmagoriche, tradizioni sataniche, è una città speciale, magica, no? Yo pienso que para ayudar a la atmósfera de la película ha ayudado mucho, ¿no? Otra cosa que para mí era muy importante era la fotografía, la música, el sonido. Eso no depende de mí, pero lo ves después, al ver después la película te das cuenta que hay una atmósfera, hay un look muy especial en la película. Y a la hora de prepararme el personaje, yo creo que lo más difícil siempre es poder, digamos, crear o imaginar la situación por la que pasa el personaje en un set que es Fredo, totalmente, porque cuando tú estás guardando la película, tú ves al actor y al fantasma. Después, el actor está viendo un fantasma, pero en el set el actor no ve nada, no ve no un fantasma, lo tiene que imaginar todo el tiempo. Y esto es quizá lo más difícil, ¿no? Otra cosa que yo creo que me ayudó fue guardar a Stefano, porque pienso que Stefano y el personaje que lui ha creado es la misma persona, ¿no? Pienso que Bruno es un catalizador de la su energía. No lo so, no sé qué. I Che don't porta anche avanti la sua teoria nonostante nessuno gli creda. Passi Sì, per una abbastanza persona ostile. problematica, sì. Ah, sì, Quindi, chiaro. costretto a portare avanti anche infatti, perché per non può forza di fare cose. altrimenti, sì. Del personaje, ¿no? Que es un personaje con problemas, no es un personaje complejo. Sì, es un Daniele personaje. Craig. Sì, es un personaje. Claro, yo creo que hay una ambivalencia todo el tiempo entre la locura, La pazzia. la pazzia e la cordura, ¿no? La sanity, ¿no? No sé cómo se dice. Y hay todo el tiempo eso, ¿no? Is it true that my visions are true or not, ¿no? Todo el tiempo es el pensamiento del personaje, ¿no? Pero pienso que el personaje se confronta contra sus propios miedos, sus propios fantasmas, ¿no? Y lo que él al final aprende es a tener confianza en sí mismo, ¿no? A confiar en self-confidence, ¿no? A confiar Sì. en él. Y pienso que al final lo que él aprende es que attraverso l'amore incondizionato es cuando se vince la oscuridad, ¿no? Y él se hace un hombre al final, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Pero es un personaje, sì che è cierto, che è complejo, ¿no? Sì. E un'ultima domanda. Ok, l'ultima, Sì, perché l'ultima siamo domanda verso la veloce. chiusura. Quali sono le tue influenze e i tuoi registi di riferimento, se ce ne sono? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son tus directores de referencia? ¿Los que más te han afectado o influido? Claro, yo como influencia como actor español, hay una gran influencia o una gran admiración hacia Javier Bardem y Antonio Banderas. Yo tuve la suerte de poder trabajar, poder laborar Con lui, sì, con los con dos tutti e due. y claro, eso fue muy, muy importante para mí, porque Javier Bardem es un actor enorme, que trabaja de una forma muy seria, muy concentrado, es un actor de método, ¿no? Y de alguna forma los actores de mi generación en España vamos un poco detrás de él, ¿no? No intentando ser como él, pero sí siguiendo un poco la forma en que él ha tenido a la hora de llevar su carrera. Y después está Antonio Banderas, que tiene un espíritu es very special, es muy, muy especial, tiene un espíritu. Y como actor, yo pienso que es un gran actor y como director es más grande todavía, ¿no? Yo creo que son como mis dos referentes más importantes.